Allora, ragazzi, io vorrei, prima di iniziare, chiedervi scusa perché negli ultimi video, negli ultimi due in particolare, ho commesso qualche errorino. Il primo è molto banale, in realtà, perché nella copertina ho scritto male il titolo del libro dell'amica geniale del terzo, ma non vi preoccupate perché penso di sistemare il problema. Il secondo problema invece è dell'ultimo video uscito, quello di giovedì, dedicato ad Halloween, che invece di abbassare il volume della musica ho abbassato la mia voce, il volume della mia voce, e chiedo perdono tantissimo, però l'ho riascoltato e non è che si capisce troppo, però se voi vi concentrate potete capirlo e per favore non chiedetemi di rifarlo perché non ho tempo, mi dispiace tantissimo, lo so che è colpa mia, che è stato un mio errore, però su 13 minuti e passa, diciamo che solo l'ultimo pezzo non si sente tanto bene, però non ho detto niente di particolare in realtà, quindi vi chiedo perdono per queste due cose e niente, godetevi il video. Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Con la fine del mese finisce anche il mio progetto dedicato al mese di ottobre, in particolare all'amica geniale di Elena Ferrante. Infatti oggi andremo a recensire il quarto e ultimo volume della saga, ossia Storia della bambina perduta, pubblicato nel 2014. Volevo fare un piccolo spoiler in questo video, però ci ho ripensato, ecco. Volevo parlare del personaggio di Nino, questo ve lo posso dire, però poi appunto ho cambiato idea e non farò alcun tipo di spoiler. Allora, partiamo subito. Credo che questo libro sia stato il più toccante, almeno per me. Perché non lo so, mi ha suscitato tantissime emozioni, gioia e tristezza, tantissime cose insieme, mi ha fatto incazzare di nuovo, tante cose messe insieme, ma alla fine mi ha toccato il cuore, ma proprio come se qualcuno mi stesse pugnalando. Per me è difficile staccarmi da Elena e Lila, ormai diventate delle signore, diciamo. Un po' più anzianotte da l'ultima volta che ci eravamo lasciati, ormai i loro figli sono grandi, stanno crescendo, si stanno facendo una nuova vita. Diciamo che adesso i protagonisti stanno diventando un po' i loro figli adolescenti, ormai bambini adolescenti, insomma, che stanno facendo le loro prime esperienze in tutto quanto. Quindi rivedere diciamo una nuova generazione, ecco, una nuova età, nuovi giovani. A me fa sempre piacere leggere di giovani perché sono anch'io una ragazza giovane, diciamo, vado per i 22 anni, quindi diciamo che mi fa sempre piacere leggere queste cose. Però naturalmente il fulcro, il nucleo del libro rimane comunque l'amicizia tra Elena e Lila. Come affronteranno la loro vita da signore mature più di quanto potessero essere in precedenza con dei figli grandi quando stanno crescendo, insomma. E niente, che devo dire, il stile di scrittura è sempre lo stesso, che ve lo ripeto a fa, sono 4 volte che lo dico, e a me piace sempre questo stile molto ordinato, molto preciso, e queste parole, queste frasi in dialetto napoletano, che per l'ennesima volta non capisco, mi dispiace, però mi piace sempre. Io ci provo a capirlo, a leggerlo, ma non ci riesco. Adesso io, per non uccidere il napoletano, evito, cioè ho imparato a evitare comunque. Anche per esempio quando guardo Gomorra, che non c'entra una mazza, evito di capire, ecco perché tanto se ci provo lo ammazzo il napoletano, quindi. E niente, io credo che se dovessi incontrare Elena Ferrante e gli stringerei la mano, farei tantissime di quelle congratulazioni, quei complimenti che purtroppo non posso fare, o almeno fare indirettamente, perché Elena Ferrante in realtà non si è mai fatta vedere. Io dico, ma perché? Lei dice che vorrebbe rimanere umile, infatti non c'è un'intervista, non c'è niente su internet, assolutamente zero di zero,
Però diciamo che lei ci ha trasmesso questa storia, questi quattro libri, e a me, cioè, tipo, grazie, mi ha fatto un sacco piacere leggere questi suoi libri. Credo che ci sia tantissimo in lei. Infatti, stavo discutendo proprio con mia madre, che ha letto anche lei questa saga, che probabilmente c'è anche qualcosa di vero, che Elena Ferrante potrebbe aver vissuto questa storia, o in parte. Non lo so, diciamo che io e mia madre abbiamo fatto questa ipotesi, può darsi pure che è totalmente inventata, però io credo che questa storia possa essere vera. Quindi, non lo so, ho questo presentimento. Mia madre mi ha detto: sì, no, potrebbe essere così. E quindi ho detto: oddio, potrebbe essere vero. Cioè, sono molto gasata di questa cosa. E niente, che dire, questa recensione in realtà doveva essere un po' più lunga perché volevo parlare di Nino. Però non lo so, ecco, posso solamente dire che Nino probabilmente è stato uno dei miei personaggi preferiti, nonostante sia un ragazzo che io non vorrei mai incontrare nella vita, ma proprio mai. Nonostante Nino fosse una persona, un ragazzo bello, descritto praticamente come un signore che ha studiato, che è arrivato in alto, però ad un certo punto è crollato. Questo Nino irraggiungibile per Elena, questo ragazzo tipo un dio, Eros sembrava, fighissimo, bello, capelli lunghi, che fumava la sigaretta, capelli neri, insomma, era un gran figo, insomma. Però diciamo che poi, no, si è sfasciato, ecco, non si sa che cosa ha fatto, da quando è andato all'università si è sfasciato. E diciamo che questo è un piccolo spoiler che in realtà non avrei voluto fare, o meglio, prima volevo fare, poi ho cambiato idea, però non so perché adesso ho cambiato di nuovo idea mentre registro questo video, però non vi preoccupate perché questa è solo una parte di quello che avrei voluto dire su Nino e su Elena. Però niente, ecco, beccati questo mezzo spoiler solamente su Nino e basta. Credo che lui sia il mio preferito in assoluto, nonostante, appunto, ripeto che fu un ragazzo che non vorrei mai incontrare nella mia vita, o meglio, se fosse rimasto il ragazzo delle superiori, del liceo, pure pure, capito? Tipo, un bel ragazzo che studia, che è promettente, tipo, sa tutto lui, sa fare tutto lui, diventerà ricchissimo, perché questa era l'idea di Elena su Nino. Poi è andata all'università, non si sa che è successo, insomma. Non si sa che cosa è successo al povero Nino. E ha iniziato a sbandare, a fare cose di qua, a fare cose di là, e che non dico perché altrimenti rimanete scandalizzati, soprattutto voi che state leggendo i primi volumi, insomma, che conoscete ancora il Nino fighissimo e che potente che diventerà ricco. Mi dispiace illudervi, ecco, però sta a voi scoprire poi perché e cosa fa il poveretto. E niente, oltre a Nino mi sono sulle balle, in particolare Marcello mi sta antipatico, ma proprio a morte. E niente, Lila anche un pochino, ogni tanto mi dà l'urto, mi salto i nervi quando leggo di Lila. Elena pure non è che tutta sta santarellina, ecco, cioè, poi non è che c'è diventata santa, anzi per niente. Era sulla buona strada, poi ha cambiato via purtroppo. Speravo che Elena potesse non seguire le ombre di Lila, ma così ha fatto, ecco, in realtà. E niente, che dire? 5 stelle su 5, come sempre, e spero che voi possiate leggere L'amica geniale, nonostante il primo costi tipo 18 euro, ma dal secondo al quarto, quindi anche questo costa tipo 19,50 euro, ma io tipo, ma perché mi devo spendere così tanti soldi? No, cioè, ve lo dico la risposta, perché dovete leggere questo libro, dovete scoprire la storia di Elena e Lila, e se non avete voglia di leggere, guardate la serie TV, è fatta benissimo, la serie TV dell'Amica Geniale è fatta molto bene, però ovviamente vi dovete mettere l'anima in pace che conoscerete solamente Elena e Lila da bambine, ragazzine, perché
è concentrato solo sul primo libro. Quindi poi, se vi incuriosisce, continuate, leggete, spendete questi 80 euro per l'amica geniale, perché ne vale la pena, ragazzi, ne vale assolutamente la pena. Nonostante tutti i suoi alti e bassi, ma tutti hanno i suoi alti e bassi, tutti i libri ce l'hanno, anche quelli perfetti, o meglio, che sembrano perfetti, ma non lo sono mai. E niente, questo video è finito qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina, fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate dell'amica geniale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!